associazione Evolve, Mary Tecnimont, che è un po' il frutto di una storia che nasce da molto lontano. Perché questo tema dell'ingegnere umanistico è perfetto per Milano? Perché Milano ha queste caratteristiche. Milano ha la capacità di coniugare creatività e tecnica, fantasia e scientificità. Una vocazione pressoché naturale di una ricerca di innovazione tecnologica, di fare le cose in maniera diversa. Uno di questi lavori non so se urla, se sussurra, ma insomma esiste e è potente, e questo è il ruolo dell'artista, cioè in qualche modo una sorta di porre dei grandi punti interrogativi sulla contemporaneità. Un piccolo inciso, si parlava di ingegneria umanistica. Io ho come l'impressione che l'ingegnere sia sempre stato un umanista, eccetto forse in un brevissimo lasso di tempo nel XX secolo, dove un eccesso di specializzazione ha fatto sì che non si vedesse l'insieme. Ma prima non era così. Allora, l'ingegnere deve diventare una persona che riesce ad immaginare il futuro. Lo deve immaginare perché poi lo deve costruire. Il ruolo dell'ingegnere è un ruolo importantissimo per la transizione energetica e per la transizione ecologica. Bisogna ascoltare, bisogna sentire e poi siamo quelli che poi le cose le dobbiamo fare. Mi ricordo molto bene che i processi di cambiamento erano molto più lenti, perché non c'era questa connessione, questa velocità di informazione, di divulgazione che oggi invece è rapida, che è un punto di forza, ma bisogna saperla interpretare, leggere, devi correre molto di più. Quindi i cicli, se vogliamo, oggi sono molto cicli molto più corti. Avvertiamo che la trasformazione che ci attende non ha bisogno di una specializzazione soltanto, ma di sinergie, di processi che coinvolgono esperienze, consapevolezze, quindi anche l'arte, perché queste scelte comportano poi di essere accettate o di essere condivise, meglio ancora, uscendo dalla economia lineare per realizzare una fase diversa, che è quella nostra. Il momento in cui dobbiamo veramente fare lo scatto, dobbiamo fare una trasformazione che trasforma le nostre vite, le nostre società, le relazioni internazionali e metta al centro dei valori nuovi. Ma Leonardo da Vinci era un ingegnere o un umanista? Probabilmente erano tutte quelle cose insieme.